L'ha segnata indelebilmente e forse ha anche contribuito a costruire quella potenza, quell'irruenza, quella vocazione risarcitoria che la Magnani ha avuto e che ha contrassegnato la sua recitazione. Quindi sì, la Magnani è stata affidata dalla madre alla nonna e alle sorelle, quindi alle zie. Suo padre non esisteva, non l'aveva riconosciuta e calcoliamo che la Magnani è nata nel 1908, quindi quelli erano tracce molto pesanti sulla vita di una ragazzina. Oggi è tutto più liquido, più fluido. I dolori esistono, sono ampliati di gamma, ma quello era un marchio e quindi questo era complicato da vivere. Poi c'è stato un altro raddoppio, un altro sgambetto della sorte, perché a 15 anni la Magnani è andata in Egitto a conoscere sua madre, che nel frattempo si era sistemata e sposata lì e ci è andata piena di speranze, immaginando di poter rinnovare, come dire, un'esistenza come figlia, e invece poi dopo un anno è tornata perché le cose non sono andate come lei sperava. E quindi c'è stato una sorta di triplo rifiuto: il rifiuto della madre, il rifiuto precedente del padre che non l'aveva riconosciuta e che non si è mai fatto vivo, il secondo rifiuto della madre, e queste sono, come dire, ferite che sono poi diventate cicatrici, ma che hanno profondamente segnato questa donna e che l'hanno resa diffidente nei confronti del mondo, che l'hanno resa sospettosa. Lei dice sempre: se sei sicuro, se vuoi essere sicuro di non essere tradito, e per tradimento non intendeva soltanto il tradimento amoroso, sessuale, ma proprio il tradimento, la mancanza, la sfiducia che ti va. Allora prenditi un cane, perché sono gli unici che non tradiscono mai. La Magnani è stata una creatura che ama.